clinic, questa ultima clinic che abbiamo fatto, abbiamo trasferito il concetto di attività di base. Per attività di base si intende dai bambini di 5 anni fino a quelli di 10 anni massimo, quindi parliamo di primi calci, pulcini e via dicendo. Abbiamo chiaramente uno staff importante, parliamo del responsabile del settore giovanile che si chiama Andrea Colaceci, che è un giocatore comunque anche lui molto importante, che viene chiamato ancora il bomber, che veramente ha grande competenza e grande capacità, per cui stiamo facendo un buon lavoro, i nostri affiliati sono contenti, per cui ci stiamo diciamo dilettando in questo. Beh, secondo me è un progetto vincente, perché la Lazio Calcio a 5 fa una cosa che fortunatamente riesce a fare per come organizzazione, che sarebbe l'ideale potessero fare un po' tutte le sezioni della polisportiva, ossia usufruire del bacino d'utenza di Roma, che essendo così ampio comunque consente di avere soprattutto di poter puntare sui giovani come fate voi. Allora, mi fai un assist interessante. Diciamo che noi abbiamo creato e stiamo sviluppando l'attività di base, ma anche il settore giovanile, proprio perché vogliamo evitare quelle che sono, diciamo, le speculazioni dei vari, diciamo, procuratori che portano giocatori dall'estero facendo ripagare un sacco di soldi, no? Come sappiamo, certo. Tutti, noi ci stiamo creando comunque, stiamo cercando di creare dei campioncini in casa, abbiamo già degli esempi, abbiamo Fortini che addirittura tre anni fa giocava in Serie D, ora in nazionale, abbiamo Stoccata, abbiamo Schinina che adesso gioca con il Caos, che è cresciuto comunque nei nostri giovanili. Diciamo che stiamo facendo un lavoro che chiaramente non dà anche dei risultati immediati, ma che comunque ci darà dei risultati in futuro, e questo è quello che vogliamo trasferire chiaramente. Tu hai parlato di realtà romana, ma considerate che noi abbiamo affiliati anche in Francia, abbiamo la Lazio Futsal France, abbiamo una società anche in Spagna, siamo presenti a Palermo, a Potenza, a Matera, ad Avellino, in Puglia, siamo un po' ramificati. Dall'ultima volta che abbiamo parlato sento che vi siete ingranditi. Beh, piano piano, diciamo che il lavoro paga, non è, vogliamo essere presuntuosi. Diciamo che il nostro obiettivo è quello di fare bene, come dicevo prima, a partire dal settore giovanile e dall'attività di base, senza fare pazzie, no? Voi state sicuramente seguendo la nostra attività anche della Serie A maschile, della Serie A femminile. No, abbiamo le juniores femminile, che è una cosa imbarazzante, cioè vincere partite, come si dice a Roma, tanto a poco, no? Per cui diciamo che stiamo cercando di fare un buon lavoro, facendo dei sacrifici, non facendo pazzie, facendo il passo a seconda delle nostre possibilità, senza fare investimenti che poi non possono essere onorati. Perché ci sono tante realtà che magari hanno sviluppato delle squadre importanti e poi però non possono portare avanti il progetto, perché comunque gli investimenti e i costi sono altissimi. Noi stiamo lavorando sul lavoro, ci siamo orientati su questo. Certo. Per quanto riguarda proprio gli appuntamenti prossimi, magari, che avete organizzato, quali sono, Fabio? Allora, il prossimo appuntamento è l'Epifani Event, che sto organizzando insieme ad Andrea con la Ceci. Si svolgerà a Fiano Romano, presso il palazzetto di Fiano Romano, il 6 gennaio, chiaramente essendo e dove ci saranno presenti chiaramente tutte le società affiliate con la loro attività di base, quindi sarà veramente simpaticissimo con dei bambini che, se li vedete, sono veramente, veramente molto bravi, che sembrano veramente già dei campioncini, giocano a calcio a 5, non è che vanno tutti appresso al pallone, giocano a calcio a 5, sono veramente, sono belli a vedere, si divertono, ci divertiamo noi, ed è comunque uno spot
sempre molto importante per uno sport che sta crescendo in maniera esponenziale, per cui è da vedere, anzi, se magari qualcuno di voi può essere interessato, ci farebbe piacere, magari, che ne so, venite, potete fare anche un intervento, una premiazione insieme a noi, qualcosa. Vi sto facendo un invito ufficiale. Certo, grazie Fabio, volentieri, anche perché effettivamente quando abbiamo parlato ho sempre promesso di venire a vedere la Lazio, ma non ci sono mai riuscito, quindi prima o poi dovrò mantenere questa promessa, assolutamente. Per quanto riguarda invece, questa è una mia curiosità, il calcio a 5, si stanno, oltre la Lazio, così in Italia stanno uscendo delle scuole calcio dedicate proprio al calcio a 5, perché fino adesso i giocatori di calcio a 5 sono quelli che si erano adattati dal calcio a 11, che poi si erano riadattati al calcio a 5 come formazione, parlo. Ma adesso si sta sviluppando questo discorso di scuole calcio prettamente del calcio a 5. Ecco, è proprio quello che dicevo prima, cioè quello che noi stiamo trasferendo è proprio questo, noi diamo delle informazioni per come si costruisce una scuola calcio a 5, per come si formano i bambini, come si formano gli istruttori, Gianfranco, perché una cosa importante è avere anche degli istruttori che siano in grado di gestire al meglio dei bambini, no? Perché chiaramente un bambino di 5 anni, 6 anni, 7 anni, 8 anni è spugna, per cui quello che tu gli trasferisci anche a livello sportivo di gruppo è comunque un discorso delicato anche a livello educativo. Noi quello che insegniamo ai nostri istruttori, quello che trasferiamo anche alle nostre società affiliate è proprio questo, cioè saper gestire soprattutto l'aspetto sportivo, educativo, di gruppo. C'è un aspetto, diciamo, difficile invece, che è quello dell'educazione dei genitori, perché voi sapete benissimo che purtroppo il problema molto spesso sono i genitori, quindi noi ci siamo avvalsi, diciamo, da questo anno anche da due figure molto importanti, una che è la dottoressa Simona Pascali, che gestisce sia l'aspetto medico ma anche l'aspetto, diciamo, della gestione dei ragazzi sotto tutti i punti di vista, anche come diete, come alimentazione, eccetera. E poi abbiamo la psicologa Saragnello, che si occupa proprio di questo aspetto, cioè il rapporto tra società bambini, tra società e genitori, tra bambini e genitori e viceversa, ovvero molto spesso, se voi siete stati su un campo da gioco a tutti i livelli, è un po' un problema gestire le emozioni e la vivacità dei genitori, i commenti, eccetera. E noi diciamo sempre: quando tu porti tuo figlio alla scuola calcio a 5, ce lo devi affidare, come tu lo affidi a un maestro quando lo porti a scuola o a un asilo, lo devi affidare a noi come educatori di sport. E l'educatore di sport, quando il bambino ce l'ha un anno, 2 anni, scusa, un'ora o 2 ore, chiaramente poi lì gli deve trasferire anche come ci si comporta anche a livello, diciamo, scusate, la ripetizione di comportamento nei confronti dei compagni, anche nei confronti di un aspetto negativo della fase di gioco. Ecco, cerchiamo di trasferire questo. Le affiliazioni e il trasferimento del know-how è soprattutto questo: insegnare alle società affiliate a come si istruisce un allenatore, che noi chiamiamo istruttori o educatori. Mi fa piacere sentire queste cose, soprattutto perché comunque accostate al mondo Lazio vuol dire che rispecchiano proprio i valori dei fondatori che avevano tentato di rendere lo sport accessibile a tutti, e questo proprio di formare i bambini è una peculiarità appunto della Lazio nella sua polisportiva. Queste due parole mi fanno proprio piacere. Ti lascio ai miei amici di studio, perché ho monopolizzato un po' la discussione. Prego Marco Antonio. No, hai fatto bene Gianfranco, assolutamente. No, innanzitutto volevo rinnovare il mio saluto al nostro ospite. Io ho avuto la possibilità di giocare diversi anni a calcio a 5
e quindi un pochino posso dire che è uno sport che conosco. E, detto ciò, forse ora come non mai sta prendendo, diciamo, abbastanza piede, abbastanza preso dominio sul suolo romano. Però volevo chiedergli al nostro ospite, dal punto di vista tecnico, tattico, l'evoluzione che sta avendo il calcio a 5 nel corso di questi anni. Non ultimo c'è stato anche il mondiale che ha visto trionfare l'Argentina, se non sbaglio, e quindi gli volevo chiedere appunto come si sta evolvendo questo sport anche a livello internazionale, non solo quello sia cittadino che nazionale. Beh, oddio, guarda, ha vinto l'Argentina effettivamente, però sono cambiate un po' tutte le dinamiche, ovvero una volta ci si aspettavano sempre le solite nazionali, no? Il Brasile, la Spagna, Portogallo. l'Argentina, l'Italia, il Portogallo, invece sono uscite anche altre nazionali, è uscita la Russia, è uscito l'Azerbaigian, se non sbaglio, adesso vado così a memoria, Mi sembra per anche l'Iran. cui anche l'Iran, come dici tu, c'è stata un'evoluzione non solamente a livello locale, perché Roma comunque credo che sia la città dove è nato il calcio a 5, se non sbaglio, o quantomeno è stata una delle prime città che l'ha iniziato a certi livelli. E quindi noi ci si aspetta magari che sempre in casa nostra sia il meglio, invece non è così, perché ci siamo andati a confrontare anche come nazionale italiana con delle realtà dove questo sport si sta sviluppando in maniera esponenziale e stanno lavorando bene, per il discorso che facevo prima, perché se si lavora sui bambini, sui giovani e si crescono, non si è costretti ad importare, non importando magari si può comunque crescere e migliorare sempre di più, perché comunque un bambino te lo cresci tu e lo cresci come pensi sia giusto. C'è giusto che cresca, ecco, per cui sta crescendo molto, crescendo moltissimo, cioè, cresce anche l'interesse. Venerdì noi abbiamo fatto una gara, diciamo un derby contro l'Isola, che è la squadra di Fiumicino, l'abbiamo promossa quest'anno in Serie A e il Palagames era stracolmo sia diciamo, di appassionati di calcio a 5, ma soprattutto di bambini del nostro settore giovanile, della nostra attività di base e soprattutto di tutto il nostro gruppo, ma anche delle società affiliate. Guardate, era una cosa commovente, era veramente strapieno, non entrava più nessuno. Quindi la crescita è pazzesca. Ciao Fabio, io invece volevo fare una domanda per quanto riguarda la preparazione atletica che bisogna avere a questo sport, che è sicuramente diversa e credo secondo me anche più pesante, visto che comunque il calcio a 5 non conosce pause come magari può conoscerlo quello a 11. Bravo, In cosa si bravissimo. lavora precisamente, nello specifico, per reggere tutta una stagione a certi livelli? Possiamo chiamare il nostro preparatore atletico così, così gli risponde lui in maniera corretta. Io guarda, posso dire qualcosa così, ma a livello, diciamo, di conoscenza, perché comunque frequento il campo e magari però non sono proprio la persona più adatta a rispondere a questa domanda. Ti posso dire che comunque effettivamente si lavora sul breve, nel senso è vero che comunque è uno sport molto faticoso, perché il calcio a 11 rispetto al calcio a 5 prevede più pause, no? Magari quando il gioco si svolge da un'altra parte, magari uno ha più possibilità di pause, però nel calcio a 5 c'è anche la possibilità di fare dei cambi, diciamo che si dà tutto in quei 5-10 minuti, per cui adesso tecnicamente come si imposta la preparazione atletica non te lo so spiegare, però è chiaro che comunque l'atleta deve essere preparato a grandi sforzi e fatti diciamo, in tempi brevissimi, poi una volta che non ce la fa più deve uscire. Io, guarda, confermo tutto quanto, nel senso che giocando diversi anni, chiaramente a livello non professionistico, però è uno sport secondo me abbastanza Ma hai impegnativo. fatto qualche campionato? Sì, ho fatto diversi anni nel, fa juniores,
juniores allievi under 21 e poi ho fatto 5-6 anni in Serie D e ho avuto diverse conoscenze. Magari ci siamo scontrati, con che squadra giocavi? Io guarda, ho fatto di 3 anni al Divino Amore.